Ciao a tutti da Gianluca Attanasio, dal mio amico Capitano America, che oggi si è presentato senza il suo classico scudo al braccio sinistro. Ma passiamo subito alla recensione del giorno: una lente per smartphone della UK, parliamo del modello PLF1. Facciamo insieme l'unboxing e poi vediamo un pochettino come funziona questa lente. Allora, la scatola si presenta in questo modo qua, scusa Capitano America, molto carina, molto ben fatta, questa volta non troppo spartana, ma bella colorata con delle foto in primo piano che ci raccontano cosa c'è all'interno. Ma passiamo all'apertura della scatola, troviamo la classica warranty card, troviamo un velocissimo, rapidissimo libretto di istruzioni che ci spiega come viene montata la lente, assolutamente in due parole. Ecco qua. All'interno spicca la nostra pezzolina per pulire la lente. Abbiamo la lente, che sia una lente macro che una lente a 180 gradi, la possibilità di poterla utilizzare insieme oppure solamente il macro, ma questo lo vedremo dopo assolutamente. Passiamo a vedere all'interno della scatola cosa c'è. Abbiamo la nostra clip, abbiamo un comodo sacchetto per il trasporto, eccolo qua, lo mettiamo via. Questa è la clip che andrà agganciata vicino ai nostri telefonini, fedelissimo Samsung S4 assolutamente. Ecco qua, vedete, vi faccio vedere pure come viene ben centrato. Vi faccio vedere anche sul Lumia 950 XL, che è una fotocamera un po' più particolare. Andiamo a vedere, bisogna ben centrare l'obiettivo, quindi c'è ampio spazio di ripresa. Ma passiamo al funzionamento della nostra lente. Abbiamo fatto l'unboxing della nostra lente della UK. Ovviamente andiamo a testare il prodotto. La lente si presenta così, il kit. La parte posteriore c'è il macro, mentre nella parte anteriore c'è questo obiettivo da 180 gradi, un pochettino a bolla, compatibile con la maggior parte di smartphone. Ha una lente macro da 10x, quindi riesce a scattare fotografie sino a 30-40 mm e scattare davvero delle pose molto carine. Ma andiamo a vedere il funzionamento subito della lente a bulla da 180 gradi. Togliamo il tappo posteriore, lasciamo il kit completamente montato, montiamo la nostra, diciamo, molla di aggancio allo smartphone, togliamo il tappo anteriore che si toglie così. Allora, ecco il nostro telefono, faremo un test sul Lumia 950 XL, andiamo a vedere ovviamente il montaggio. Prendiamo l'obiettivo, apriamo la clip, lo posizioniamo in questa posizione qua, cercando di centrare al meglio l'obiettivo. Ecco qua, ecco l'effetto che presenta il nostro obiettivo. Lo possiamo ovviamente spostare, regolare al meglio. Io in questo caso ho l'autofocus automatico, ecco, l'ho bloccato, possiamo scattare delle simpatiche fotografie a bolla, ma possiamo utilizzare anche questo obiettivo solamente con il macro. Vi faccio vedere, basta svitare la parte anteriore, l'obiettivo in questo caso sarà diviso, 180 gradi, macro, andiamo ovviamente a posizionare il nostro obiettivo sempre sulla nostra fotocamera, Lumia 950 XL, ci avviciniamo, guardate qua, incredibile, il macro sul nostro amico Capitan America, guardate come sono belle le foto, riesce ad inquadrare a una distanza di 30 mm, quindi cosa che non riesce a fare l'obiettivo standard. Quindi ok, un modello davvero molto comodo questo kit, perché basta portarlo appresso per fare delle foto molto simpatiche. La qualità, io ho scattato qualche foto, è veramente veramente ottima, molto buone lenti, ad un prezzo di circa 25 euro di sconto su amazon.it e sullo store della OK. Quindi da Gianluca Attanasio è tutto, da OK è tutto, lente modello PLF1, chi volesse scrivere può farlo a gianluca.attanasio@live.it. da parte mia e da parte da Capitan America, senza il suo scudo, ci vediamo alla prossima recensione, ciao ragazzi.